Non esistono ponti con sede stradale e ferrovia lunghi a campata unica 3.300 metri, c'è un problema di oscillazione, queste oscillazioni sono state calcolate in maniera non corretta e devo dire che c'è anche un aspetto che riguarda la deformabilità delle rotaie, la deformabilità prevista per coefficiente da RFI è di 1 a 600, nel progetto viene portata a 1 a 157, quindi viene aumentata di 4 volte, insomma questo è un problema molto serio. Perché dà un problema legato al tema della sicurezza stessa. Questo è un appuntamento importante perché parla sostanzialmente alla città, al Consiglio Comunale. Innanzitutto ringraziamo la commissione che oggi ci audisce, diremo il nostro punto di vista, che è un punto di vista che parla alla città, ai messinesi, alle messinesi. E cosa sta accadendo? Sta accadendo che dall'alto si vuole stravolgere il tessuto sociale e urbanistico di questa città. Nessuno racconta la verità ai cittadini e alle cittadine di che cosa accadrà nei prossimi, 10-20 anni di un'opera infinita con espropri e demolizioni di abitazioni di chi ci vive da tanto tempo. E in più ragioneremo e oggi porterò tutta una serie di questioni che fanno vedere come non esiste ancora un progetto e su cui si sta giocando con i soldi pubblici dello Stato. Ci sono osservazioni del comitato scientifico che avrebbero dovuto portare al non accoglimento delle proposte di Eurolink, ma a un rinvio quantomeno, e invece c'è una grande forzatura da parte del ministro Salvini che si sta assumendo una responsabilità incredibile. Lei nei giorni scorsi, le scorse settimane, ha sentito anche, si è confrontato con gli abitanti, i residenti, sia di Messina città che di Torrefaro, perché l'impatto poi dell'opera avverrà non solo lì dove verrà realizzato il pilone, ma in tutta la città. Ma questa è una città che sarà paralizzata per realizzare un'opera i cui benefici non sono assolutamente dimostrati, anzi non esiste un'analisi seria di costi-benefici, ma non esiste nemmeno un computo economico del costo dell'opera. Si sta andando avanti alla carlona, ma l'unica cosa molto chiara è che si sta determinando un rapporto che costringerà lo Stato ad essere legato al consorzio Eurolink per i prossimi decenni. Chi paga, pagheranno gli italiani, e questo è un problema molto serio rispetto alle vere priorità della Sicilia del Sud. Avete presentato già un esposto tempo fa alla Procura di Roma per fermare l'opera, ma ci riuscirete? Noi andiamo avanti in maniera molto determinata, non lasceremo un senza respiro, io glielo dico a Ciucci, mi dispiace, ma sarò il suo incubo da questo punto di vista, lo dico con molta serenità e rispetto, perché le vere priorità della Sicilia sono altre e stiamo lavorando a un'integrazione dell'esposto. Tra poche settimane lo renderemo pubblico, ci sono elementi importantissimi che si stanno evidenziando dalla procedura che si è messa in opera, a partire dalle osservazioni del Comitato Scientifico del Ponte sullo Stretto, che sono estremamente preoccupanti. In qualunque altro paese d'Europa qualunque ministro avrebbe già detto stop, voglio vederci chiaro, invece no, non funziona così in Italia.